In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Indumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quanti lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Brava gente, allora come state? Ci vogliamo trovare un po' in questa gente, ciascuno di noi, che cerca il Signore. Penso che se ci troviamo in tanti la sera o durante la giornata è perché lo vogliamo seguire, è perché è Lui che dà senso, è Lui la ragione del nostro amare, del nostro vivere. È perché sappiamo che Lui ci porta luce, brava gente, ci porta luce. Ci sono due questioni. Una in questo Vangelo è teologica, è un po', diciamo, il segreto di Marco, così viene chiamato, cioè dell'evangelista Marco. E cioè ogni tanto ricorre in questo Vangelo, ma egli imponeva loro di non dire che cosa fosse avvenuto, di non svelare, ecco, che lui era il Signore Gesù. Perché dice questo? Perché c'è un principio di catechesi, che è il famoso segreto messianico, e cioè che il vero svelamento di Gesù avviene con l'ultima cena, con la passione, morte e resurrezione. Questo aspetto noi lo lasciamo ai teologi, che con tanto garbo ci propongono le loro visioni. Io con voi affronto invece quello che è l'elemento esistenziale, importante. Cioè, ma il Signore, a me, qual era la domanda? Ieri ce la siamo detta, ve l'ho ripetuta, no? Qual è la domanda che noi poniamo al Vangelo quando l'ascoltiamo? Dopo averlo compreso, è evidente. Come ti posso vivere, Signore Gesù, come ti posso vivere? Ed è questo quello che guarda il Signore, brava gente, cioè come lo possiamo vivere? Come lo possiamo vivere? È la grande domanda che ciascuno di noi, una parola che sentiamo rivolta a ciascuno di noi. Sapete quant'è che uno diventa santo? Quando sente che quella parola di Dio è rivolta a me, San Francesco, Sant'Antonio, voglio dire, ma tutti, ci dicono nelle loro confessioni, nelle loro biografie, che quella parola l'avevano suonato spenta. E è fondamentale. E questa è la questione esistenziale che noi affrontiamo, spero bene, ogni sera. Il primo è perché Gesù rifiuta le persone, perché se ne va. Cioè è difficile, il Signore come viene per incontrarci, e questo Vangelo no, ci dice, allora gli disse ai discepoli, a causa della folla andiamocene. Perché il Signore non vuole degli adulatori. Il Signore non vuole delle persone che cercano solamente il benessere personale, no? Cioè noi a volte andiamo per una forma di egoismo. Signore, guariscimi, e basta. Però poi di te non mi interessa niente. Ci può essere questo sottofondo, brava gente. Sto dicendo una cosa molto, molto forte,
A volte noi lo preghiamo solamente quando è tragedia, no? Quando è un momento difficile. Bene, il Signore non vuole degli adulatori, non vuole delle persone che lo cercano solamente per un benessere personale, o non vuole persone che lo cercano per una soluzione magica. No, cioè se io accendo la candela, e allora il Signore poi mi libera. Oppure se solo perché c'è questa situazione difficile, io vado da Lui. No, brava gente. A volte questo può essere il motivo iniziale di un cammino vero, e ci sta, e ci sta. Ma se è solo questo, il Signore dice andiamoci in un'altra parte, cioè non avete compreso niente di me. E cosa ci sta dicendo il Signore? Il Signore vuole delle persone che sanno che Lui è davvero il centro della vita, sanno che Lui ci sta accanto, ci accompagna, cioè vuole delle persone che fanno dono di sé a Lui, cioè Signore io ti cerco perché voglio deporre la mia vita nelle tue mani, perché mi fido di te. Ebbene, quando c'è questo terreno, e io stasera vorrei che ciascuno di noi dicesse: Signore, io mi fido di te, mi fido di te. No, lo vogliamo scrivere nei commenti: Signore, mi fido di te. Lo scriviamo anche nel commento del nostro cuore, la facciamo echeggiare questa affermazione dentro di noi stasera, andando a dormire o affrontando per chi si affaccia in questo nuovo giorno. Signore, io oggi esco di casa, voglio dirti una cosa: mi fido di te, mi fido di te. Un po' quella famosa affermazione, no? Signore, io mi fido di te, vengo a chiederti consiglio, come San Francesco diceva quando aveva delle difficoltà: andiamo a chiedere consiglio a Cristo. Vi ricordate questa affermazione di San Francesco? Andiamo a chiedere consiglio a Cristo. Vedete, vi faccio un esempio e concludo. Noi possiamo essere amici di una persona perché crediamo nel valore dell'amicizia. A me non mi interessa, io sono un amico tuo, che tu stia bene, che tu sia povero, che tu sia ricco, a me tutto questo non interessa, io sono un amico tuo e ci sto, e sto accanto a te. Io vengo perché solo per amicizia, cioè perché sento che ti voglio bene, come anche le ragazze o i ragazzi che amano, cioè io sto con te perché ti amo e basta, non perché tu sei la figlia di o il figlio di. O anche nell'amicizia, no, io sono amico di quello perché è quello, fa sempre le feste, perché quello è quello, perché è importante, perché quello è il capo di quella situazione, non lo so, ecco. Allora diventa strumentale il rapporto. Invece il Signore ci chiede davvero di dirgli: Signore, io sono un tuo discepolo, io ti vengo a cercare perché sono un tuo discepolo, perché ti ho scelto come maestro, perché tu mi hai dato la grazia di rispondere alla tua chiamata. Capite allora? L'amicizia quando è pulita, che non c'è interessi, c'è solamente amicizia, e il Signore ci vuole così. Oppure, perciò se ne va il Signore, perché aveva visto che lo cercavano per magia, per interesse personali o per adulazione. Mi fermo qui, andiamo avanti. Noi cerchiamo il Signore perché vogliamo convertire il nostro cuore, la nostra vita a Lui. E allora coraggio. Quindi non è
e concludo davvero, non è un dinamismo possessivo, mi voglio impossessare del Signore, no, è un dinamismo, direi, donativo, cioè che mi dono, e Lui si dona, e io auguro a me e a voi questo. Siamo così, mi fido di te, bellissimo. Bene, allora, brava gente, andiamo avanti, forti, 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 Bene, noi ci vediamo, quando è che ci vediamo? Vediamo un po', se ve lo ricordate, quando è che ci vediamo? Beh, oltre a domani sera, quando è che ci vediamo? Vediamo un po' se ce lo ricordiamo, quando è che ci vediamo? Ci vediamo domenica 29, domenica 29. Domenica 29 alle ore 17 nella Basilica, nella Chiesa della Consolazione. V'aspetto, così concludiamo questo primo mese dell'anno con un incontro che spero possa essere sempre di più motivante per me e per voi. Va bene? E poi ieri sera vi ho fatto vedere una mezza copertina, c'era scritta Enzo, il secondo c'è il cognome Fortunato, e mi fermo qui, non vi anticipo niente ancora, mi fermo qui, poi ve l'annuncio il 29, vediamo un po', segnatevi intanto questa data, 13 marzo anche questa, ma non diamo troppe date, andiamo con ordine, ci vediamo domenica, va bene? Domenica 29, a domani sera, brava gente, a stasera. Io a volte uso due espressioni perché so che la stragrande maggioranza si connette anche la mattina. Margherita vorrebbe gli auguri per il suo onomastico. Margherita, ogni bene. Oggi è la festa di Santa Margherita d'Ungheria, nipote di Santa Elisabetta d'Ungheria, che i francescani secolari rispettano come fondatrice. E in questo giorno è anche il mio onomastico. Ogni bene, ogni bene. Roberta vorrebbe gli auguri per i 37 anni di matrimonio di Liliana e Alberto. I genitori festeggiano la ricorrenza domani 19 gennaio. Ogni bene, auguri, buon cammino, e sempre avanti. Teresa vorrebbe gli auguri e una benedizione per i suoi 62 anni. Teresa, ogni bene, ogni bene. Poi saluto anche un bravo ragazzo che è venuto a trovarmi oggi, Massimiliano. Coraggio Massimiliano, questa nuova esperienza romana, ogni bene e benedizione a te, e ci siamo allora, brava gente, ok? Buon cammino, buona giornata, brava gente. Enzo Chiocciola, buongiorno brava gente.it per chi si affaccia, perché so che ogni sera c'è un piccolo gruppetto nuovo che si affacciano, perché ho notato che vi passate parola, è una cosa bella questa. Forti, forti, forti.